quindi un appoggio, diciamo, sulle questioni etiche. Non solo sulle questioni etiche, non solo sulle questioni etiche. No, lo vedremo, partiremo dalla mozione, ben si intende, sarà lui a dirlo. Scusi, i giornali l'hanno come candidato alla segreteria del PD per la regione Lombardia, quindi non è vero nulla? Come? No, no, è vero questo. Quindi con che programma si porta alle primarie della regione? No, aspetti un momento, no? Che lo faccia Marino. Io faccio parte di una squadra e darò il mio contributo in questa squadra, è evidente, è da parte da Marino questo, no? Se lei si candida come segretario del PD per la regione Lombardia, scende in politica. Ma ho già detto, circoscritto a questa mozione. Perché ha scelto di appoggiare Marino? Perché è una persona diversa da tutte le persone che ho incontrato finora in politica, molto semplice, molto chiaro e, come l'ho già detto, che sa andare oltre i limiti attuali, è questo. Scendere comunque in politica, anche se lei dice di no, quali sono i punti che hanno... Io sono sceso in politica per questa persona che si muove in una maniera diversa, nuova, particolare e, come ripeterò fino alla nausea, che secondo me sa andare oltre, lo vedremo poi nei fatti, no? Secondo lei può essere l'unico a garantire una certa laicità di cui il paese ha bisogno? No, questo è troppo dire questo. No, siccome però è uno che è capace di far questo e lo saprà portare avanti, secondo me, nel migliore dei modi e in una maniera diversa da quello che è stato fatto finora. Secondo lei l'Italia è più pronta adesso ad affrontare certi temi, più consapevole? Certamente, certamente. Ho visto che il clima culturale sta cambiando, veramente. Ne sono convintissimo di questo. Signor Angelaro, lei esclude di concorrere alla segreteria regionale del PD? Ma no, lo vedrete, è chiaro che sarò, ma sempre circoscritto alla mozione Marino, non dovete dimenticare questo.